faccia d'angelo e sguardo fiere, da combattere straniere. Michelina, una brigantessa, una partigiana, una soldatessa, femmina bella come un fiore, sapeva che era un brigante amore. Armata da pistola e scopetta, la terra sia la difendette. Da ciccia guerra fedele compagna, ottanna la macchia alla montagna, senza speranza, senza paura, femmina bella. Stanno nell'organizzare e nel fare il meglio possibile per ricordare quello che poi è la nostra storia, le nostre tradizioni. Io già in questa situazione mi sento già di iniziare a lavorare. Allora, buonasera a tutti. La contrada Vuotti, per l'angolo caratteristico di quest'anno, ha ricostruito un vecchio ufficio postale degli anni 40, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ringraziamo Poste Italiane che ha concesso l'utilizzo degli arredi e delle attrezzature e in particolare il responsabile di filiale di Frosinone, Stefano Federico. Seguirà alla descrizione degli arredi una piccola scena spaccato di una giornata tipo in un ufficio postale. Noterete che alcuni dei personaggi in scena indosseranno le cioce, mentre altri calzeranno le scarpe. Nelle campagne, tra la gente più povera, ancora si utilizzavano le cioce, mentre, soprattutto nei tempi difficili della guerra, mentre il lavoro di alcune persone permetteva già di acquistare e calzare quindi le scarpe. Tra i personaggi in scena, la nostra Valentina interpreterà il ruolo di sua nonna Iole. Contava di consegne di lettere di tutti i generi, in particolare lettere di chiamata alle armi, la disperazione di chi doveva partire e lasciare tutto, la disperazione di chi riceveva la notizia che il proprio figlio, marito, fratello non sarebbe più tornato. Donne che si ritrovavano a svolgere i lavori degli uomini, anche i più duri, nei campi. E anche il lavoro di portalettere che vedrete, prima prettamente maschile, in quel periodo fu svolto dalle donne. Strade disastrate dalle bombe, consegna di missive a piedi o in bicicletta, consegna di ricordi, speranze, paure e molto altro. E molti portalettere durante le guerre hanno affrontato rischi enormi nell'espletamento del loro dovere. Non dimentichiamo anche che durante la guerra molti hanno collaborato segretamente, chi con una fazione, chi con un'altra, per recapitare notizie ed informazioni sensibili. Nella scenetta che vedrete si parlerà infatti di una lettera che potrebbe salvare molte vite. Poi per fortuna c'erano anche le lettere d'amore, cartoline, belle notizie, da chi emigrato scriveva alla propria amata o alla propria famiglia. Ma ora vi descrivo gli arredi e le attrezzature che vedete. La denominazione di PT, cioè Poste e Telecomunicazioni. L'indicazione di posta è il numero identificativo che indica l'ufficio, vedete l'81, che è provincia di Frosinone. Il tratto invece 99, che leggete al rovescio, sembra 66, corrisponde invece all'ufficio postale di Valle Rotonda. Nel caso di Arpino il frazionario è 81011. L'armadio archivio, utilizzato per l'archiviazione di tutti i materiali dell'ufficio postale, registri, buste e quant'altro. Il mobile con casellario, utilizzato nella parte inferiore come archivio per i registri per la raccolta del risparmio postale. Vedete quei due registri su, quello piccolino, rettangolare, in basso? Quello lì è il registro dei buoni fruttiferi postali del 1936. Non possiamo aprirlo perché all'interno sono indicati tutti i soggetti di quel comune che nel 1936 erano titolari di buoni fruttiferi postali. L'altro più grande è invece il registro dei libretti postali, no? Quelli che oggi noi potremmo chiamare anche conti correnti, ed è di Trevi nel Lazio e risale al 1940. Quello lì, in quello anche sono indicati tutti i soggetti titolari di conti, dei libretti postali, e anche quello non possiamo aprirlo perché ovviamente contiene dati che per la privacy non possiamo far vedere. Poi c'è la scrivania, quella che vedete qui è quella usata dal direttore dell'ufficio per lo svolgimento del proprio lavoro. C'è la macchinetta calcolatrice Totalia, anch'essa anno di fabbricazione 1940, che viene utilizzata per operazioni di calcolo ed è ancora funzionante. Abbiamo il timbro Guller condatario, quello che serve, che ad oggi
Poste Italiane, quando appone la data certa, utilizza qualcosa di simile, è il datario, anch'esso risalente allo stesso periodo. Abbiamo poi i timbri con varie diciture, quindi annullata, raccomandata, duplicato, paravion, eccetera. Poi abbiamo la spillatrice, il pennino, i pennini con il calamaio, vedete il tampone assorbi inchiostro in eccesso, quando si scriveva e colava l'inchiostro, questo serviva per assorbire l'inchiostro in eccesso. Abbiamo poi la macchina per la pulizia dei bolli. In particolare questa qui è dotata, come potete vedere all'interno, di uno spazzolino in acciaio che veniva poi impregnato di petrolio. Si apriva e venivano puliti i timbri, in questo caso si muoveva la manovella e si puliva, anch'essa risalente allo stesso periodo della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo poi i pesi che si utilizzavano per la bilancia, le chiavi della cassaforte, qui non l'abbiamo però la cassaforte, E poi abbiamo la candela che veniva utilizzata con i fiammiferi per sciogliere la cera lacca e, come potete vedere, andava poi a sigillare la busta con l'apposizione del timbro ufficiale di Poste. Passiamo poi invece a quella che è la scrivania utilizzata per la spedizione della corrispondenza, con cassetto centrale che veniva utilizzato per svolgere tutte le operazioni di corrispondenza. Vedete i sacchi telati e poi vedete il coltello con punta arrotondata. Questo qui serviva proprio per aprire quel sacco come è chiuso lì. Poi il sacco veniva chiuso con questo spago, con questo laccio che veniva sigillato con questo piombino. Potete notare qui sulla scrivania ci sono diversi piombini che, una volta utilizzati, venivano poi recuperati, fusi nuovamente e attraverso questa pinzatrice veniva proprio apposto il marchio di Poste Italiane. Abbiamo poi anche sulla scrivania quello che è lo spago a rotolo che vedete nel cassetto, che serviva per legare la corrispondenza. Vedete quelle cartoline come sono legate? Poi c'erano le etichette che venivano poggiate e inserite nel sacco e infine quella attrezzatura, quel macchinario che vedete lì sopra è la bollatrice che veniva utilizzata per datare e affrancare francobolli ed era utilizzata soprattutto negli uffici postali con più personale a recapito. Nei piccoli uffici postali troviamo principalmente due figure, il direttore che è il responsabile dell'ufficio postale, era l'ufficiale postale, si occupava ovviamente di gestire e di occuparsi di tutto quello che erano le chiusure, le aperture dei libretti di risparmio, l'emissione dei buoni. E negli anni 40, a cui facciamo riferimento, l'ufficiale postale era una figura di riferimento perché era una figura rappresentativa della città e molti si rivolgevano a lui per chiedere consigli e anche per farsi scrivere lettere. Poi troveremo il portalettere, che è colui che ha detto la distribuzione della corrispondenza, in genere utilizzava la bici che vedete lì, e la borsa in cuoio. La borsa fino agli anni 80 è rimasta in cuoio, dopodiché è stata sostituita da altri materiali. Ora inizierà la scenetta. Buongiorno Iole. Oddio, buongiorno Iole mia, oggi è proprio una giornataccia. Sono arrivate un sacco di lettere e vado avanti e indietro, ma sto cercando di mettere ordine, ma come vedi ancora non ho finito. Ma chi lo dice? Da stamattina la saccio sulini i chilometri che sono fatti per quella bicicletta. E senza parlare quando sono ido in cima a Cucur. Lascia la bicicletta a terra. Fatto tutta quella salita. Oddio Antoni mia, però che soddisfazione. Quando sono arruata con Gallicia e ci sono data la lettera degli figli che ruoi finalmente alla casa. Ma che bella notizia! Arrivano tante così brutte. E
Ancora non sta troppo buono, però troppo. Sicuramente mo che gli affetti della famiglia ti faccio te che se lo metti che lo voglio. Ma a proposito, è rubata quella lettera. Ah sì, sì, è arrivata, l'ho già messa da parte, non ti preoccupare. Perché quella è una cosa importante, potrebbe salvare una fregatuita. Lo so, lo so, speriamo bene, speriamo che questa nostra collaborazione non ci porti dei guai. Comunque sai che ti dico, a me questo nostro lavoro, io sono proprio orgoglioso, mi piace tantissimo. Chissà se un giorno potremo raccontarlo, Ma io sono sicura invece che cagliorno, caccuduna, la racconterà sta storia, Antonio mio. La racconterà. Speriamo. Senta, a proposito, vedi che ci sta per gli uomini, a Camanoaggi. Sì. Allora, dunque, vediamo. Votti? Qui, tu. Ah, ecco. C'è sta una lettera di Mimmina, questa sicuramente vorrà informare la famiglia che il bambino è nato. Dammela, dammela, che ce la porto subito. Dunque. Ah, ecco. C'è sta la solita lettera per Giovanna. È sempre che scrive. Dalla scrittura pare di sì. Che sternata lettera che tenga consegnata in gran segreto. Cagaiorno gli padre mi chiappa e mi sconocchia. L'altro giorno è venuto qua in ufficio, tutto sospettoso. Voleva sapere se la figlia riceveva lettere. Tu ci sei detto del no, spero. Certo che gli ho detto di no. Ma ho anche aggiunto che io sono un onesto lavoratore. Non posso mica riferire cose riguardanti il mio lavoro al primo che capita. Sono un professionista serio io. Bravo, bravo, Antonio mio, tu sei un artista. Ah, ecco, vedi, parli del diavolo, spuntano le corna. Perché se ti Perché tu dai da patata, ma fai dare la mazzala in capo. Allora è ruota. È ruota, sì. Oddio, la leggiamo. Ja, leggiamo questo capolavoro. Questo poema. Leggiamo, Cara amore mia, come stai? Io stongo bene qua. Tengo i dolori perché fatico molto, però meglio della fame. Tutte le sere ti penso con la veste da sposa. Appena rivengo parlo con tuo padre e ci chiedo la mano. Tu aspettami sempre e non fare brutti pensieri che io ti ho fedele. Tu ti hai comportata bene come sempre? No. Quando mi scrivi? Lo saccio che non sai scrivere, ma Iole t'aiuta a scrivere come la prima volta. Ci faccio un regalo a Iole quando rivengo, perché ci aiuta tanto a noi. Ti mando un abbraccio pure casto con te, tuo Carmine. Grazie, grazie, della tua, perché io non so ce l'ho. Qua a te no, sta sciaurata. Ha ragione tu. Aspetta, dunque. Ah, ecco una lettera per Maria. Ma tu che stai dicendo? Oddio, che la sommise che aspetta le notizie degli figli. Speriamo che esse. E soprattutto speriamo che sono belle notizie. Oddio, speriamo. Aspetta, Andoga, mi pare che la sua vista alla piazza. Chiamala. Mari! Vieni un minuto. Niente, Mari, ci sta una lettera per te. Sì, vicino a Francesco. Me la legge. Cara mamma, come state? Qui la situazione è terribile. La guerra è spietata. Molti miei compagni rimpiangono giorno e notte di essersi allontanati dalle proprie famiglie per abbandonarsi alla presunta morte. Io però non mi arrendo. Spero ancora di farcela e di uscirne vivo da questo inferno. Voi non potete nemmeno immaginare quanto soffra per quello che vedo. Ogni mattina mi alzo prestissimo al suono delle fucilate, della trincea e delle persone morenti che esalano gli ultimi respiri pregando il buon Dio nell'attesa di trovare la pace. Quando arriva il momento, un dolore e una tristezza infinita, quasi così
che brucio di speranza. Quasi per miracolo riesco a resistere per qualche tempo. In questi casi sono i più disperati, devi uccidere perché dovrei sparare. E farlo quasi con fierezza o con orgoglio. Dovrei continuare, senza volerti opporre agli ordini, anche se avrei la polvere negli occhi e le lacrime nel cuore. E in quei momenti sai che stai commettendo del male, ma non puoi fermarti, anche se sei consapevole che chi sta al di là di quel confine è giovane come te, e non è colpa sua se indossa una divisa di un altro colore o alza una bandiera diversa dalla tua. Sono stufo, mia carissima e preziosissima madre, di tutto quello che sta succedendo. Qui si sta verificando l'impossibile, morte a destra, morte a sinistra, morti dietro i merenti passi scoraggiati. Ognuno di noi sa che non può in alcun modo tornare indietro e recuperare ciò che ormai è perduto per sempre. La vita di un amico, di un fratello che ora non può più abbracciare. Solamente ora, ahimè, capisco che noi qui non è rimasto più niente. Solo i guai nelle orecchie, il freddo sulle gambe, il respiro dell'ingiustizia nella mente e il peso di vite umane che grava sul cuore. E guardando come incanto il mondo intorno a me, per la prima volta nella mia vita ho paura. Basta, 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 non ne posso più. Ho il cuore freddo come una pietra e le lacrime calde che parlano da sole. Perdonami, mamma, ho ucciso. Però almeno è vivo. Cine, uio, ma chi li tende se è morto per sempre, no? C'avevi ragione tu, oggi è proprio una giornataccia. Persone di altre famiglie
e dando loro, quindi offrendo loro la colazione. Quindi per la promessa di una colazione ciociara, i braccianti si univano. E se si vuole fare un buon raccolto, bisogna fatia la terra con braccia forti. E chi chiamo Juan? Chi è che ogni anno è peggio? Una se muore, chi gli ha disegnato di forestiere, chi gli ha ancora non ce la fa più che si è fatta vecchia. Ma le terrine se ne fatia. Ma gli compare Peppe mi hai trovato una squadra tutta bieglie, forte e giuna. Tiene un problema solo, vivono in magnina. E quando magnina? Chi si comincia una città scura e fatina fino a pranzo capo vai troppo calda. E allora dopo si magna una bella imbriacata e ognuno alla casa sia. Ma la colazione voglio materasina, ne gli fa manca niente. C'è una puntata con la tua Lione che vanno trovando col fidanzato da stessa manisa. Arriva la chiamata e fa benedetta colazione. Che gli cuore in capo, cima, porta una frega di roba da mangiare. Le pane, pure che le rusce. Due agli sughe che ha fatto per gli pranzi. Una ricotta dentro la foscella. La frettata che le cipolle. Poi, passando, era vuoto pure due fighe e gli pomodori. Una caciotta di pomodori, una secca, una guanciata tranquillita, e dentro la cesta, una cipolla, una forchetta, due cucchiaini e una bicchiere. E pure una fiasca di vino. Ecco che arrivano i mangiatori, stanchi, ma giovani, vieni impotenti, e pure una cica sudata. Mantile, e cominciano a mangiare. Moglie, ma è tanto contenta, i purì. Ma io so chiude 10 anni che c'ho in un posto più fatia, ma una suonata ma la faccio tutti gli giorni. Ma ecco che ripassano gli altri fatiatori che avviene ad essere da Cataluna e nel giardino finite da casare per la vita e tutti contenti si fanno nel bicchiere insieme a noi. Poi quando sta colazione se diavolo finisce ricominciamo pure a bancare. E lo facciamo anche per il ballone. È una scena davvero calda, particolare, speciale, che ricorda la nostra storia come un po' tutto quello che abbiamo voluto ricordare insieme con le altre contrade e quartieri. Ahimè, nessuna terra del regno di Napoli sarà dal morbo esentata e tante già sono vuoti ruderi deserti senza anima vivente a piangere tanta sventura. Era il 1656, a
Napoli scoppiava una pestilenza. Le vittime erano innumerevoli tra il popolo alto e i poveri. I Monatti, con quell'abito rosso scuro e il campanello legato al piede, erano il simbolo dell'orrore della peste e conducevano carretti pieni di corpi purulenti che riempivano strade e piazze con il loro carico di morte. Da Napoli il morbo si propagava senza sosta, raggiungendo le terre a confine con il Ducato di Sora, le nostre terre, spargendo morte anche a San Germano, Viticuso e Pignataro. Ad Arpino si viveva nella paura che la peste potesse impadronirsi della città. Alcune chiesette di periferia erano pronte per diventare lazzaretti per appestati e tanti si accalcavano a chiedere grazie nei luoghi di culto, che in via straordinaria restavano aperti anche di notte. La luce fioca delle lampade illuminava un'immagine bellissima, l'immagine affrescata della Madonna di Loreto nella chiesetta della Consolazione ai piedi del Monte Castello. Accendete i fuochi! L'aria deve essere purificata! Così si gridava tra le strade e i vicoli della città e sulle fiamme ardenti si bruciavano in abbondanza ginepro e pece, che venivano usati anche con polvere da sparo e aceto per praticare su fumigi alle persone e agli oggetti che provenivano dai luoghi attaccati dalla peste. Le dimore, soprattutto di periferia, quelle dei più poveri, dovevano essere pulite con aceto e acqua di rose, le finestre invetriate con tela cerata e le stalle affumicate di incenso e mirra. Per evitare il contagio era necessario che anche le monete scambiate fossero lavate ripetutamente e le carte di corrispondenza cosparse di tanta calce viva. Nell'inquieta attesa, diverse erano le persone che si affidavano alle cure preventive della medicina popolare. Nella natura spesso avversa, in quel momento si racchiudevano tutte le speranze del popolo. Lo speziale, infatti, si recava nelle periferie della città per proporre rimedi, quali sciroppi, pillole ed empiastri. «Venite, ho qualcosa per voi!» diceva, dando loro alcuni rimedi. Dava delle pillole impastate con argilla, mirra, zafferano e canfora da prendere prima di cena. Ad altre porgeva sacchetti odorosi pieni di agrumi, menta e spezie da mettere sul petto oppure legati al collo come scapolari. E cospargeva le tempie, il cuore e i polsi con olio del mattiolo, utile a preservarsi dalla peste. Tra la gente c'era una donna inginocchiata, immersa nei suoi pensieri e impaurita di quello che poteva accadere, era lì a raccogliere dei fiori di lavanda e venne avvicinata dallo speziale. Le porse
una palla di cipresso che conteneva spezie su una spugna imbevuta di aceto da appendere nella stanza dei suoi bambini. Soglia d'uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata ma non trascorsa e vi traspariva una bellezza velata e offuscata ma non guasta da una gran passione e da un languor mortale. La sua andatura era affaticata, ma non cascante. Gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d'averne sparse tante. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Nella teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva, se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con un'esitazione involontaria, ma quella tirandosi indietro senza però mostrare sdegno né disprezzo. «No!» disse. «Non me la toccate per ora. Devo metterla io su quel carro. Prendete!» Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò.
Promettetemi di non levarle un filo d'intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sottoterra così. Il monatto si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso, s'affaccendò a farle un po' di posto sul carro. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto. Ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse le ultime parole. Addio Cecilia, riposa in pace. Stasera verremo anche noi per restar sempre insieme. Prega intanto per noi, che io pregherò per te e per gli altri. Poi, voltatasi di nuovo al monatto, voi, disse, passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola. A questa menzognera! Vai via! Via! È vero quello che dice, questo non serve a niente! Vai via! È giunta l'ora del giudizio finale! Via! Puntori, via! È vero, la peste è come un debole. Ma possiamo comunque salvarci. Dovete crederci! A quel credo, a quelle speranze, a quelle suppliche si unirono quelle del duca Ugo Boncompagni, che aveva fatto un voto generale alla Madonna di Loreto, consistente nel donare una lampada di argento e nel mantenere tale lampada continuamente accesa a spese sue e di tutto il suo stato. Diceva che rimanendo preservato, intatto ed illeso, lo stato della peste si sarebbe recato insieme a un deputato di ogni terra del suo stato a Loreto a fare quest'obbligo e ad eseguire il voto. Al cospetto dei presenti e a quello di tutte le autorità, il duca pretese che questo voto si confermasse con giuramento del camerlengo Giuseppe Manente e dell'ufficiale della terra di Arpino Giovanni Coccoli. L'esposizione del venerabile, i predetti, inginocchiati a nome dell'Università di Arpino, confermarono il voto con giuramento solenne nelle mani del sacerdote. Giuseppe Manente! E ecco provvinto. Ecco, 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 ecco
siano stati i medicamenti, la pioggia di quei giorni o le ferventi preghiere del popolo. Sta di fatto che Arpino e tutti gli altri paesi del Ducato di Sora rimasero immuni dal flagello della peste. Le case e i palazzi erano anneriti dal fumo delle pire e il fuoco purificatore lasciava impronte ovunque, come se un pittore avesse deciso di ridipingere la città con tinte infernali. La storia narra che la festa del 10 dicembre, dedicata alla Vergine di Loreto, nacque nel 1656 in riconoscenza del miracolo della peste. Faccia d'angelo e sguardo fiere, da combattere straniere. Michelina, una brigantessa, una partigiana, una soldatessa. Femmina bella come un fiore, sapeva che era un brigante amore. Armata di pistola e scopetta, la terra sia la difendetta.